Buongiorno, bentornati al museo, bentornati al Maxi. Siamo molto lieti e molto felici di potervi presentare oggi il lavoro eh, svolto anche dietro le quinte di questo museo che, come tutte le istituzioni culturali, ha sofferto e ha patito durante i mesi della pandemia, è stato chiuso ma mai spento. E io oggi sono qui e insieme al team dei curatori, al team eh, del Maxi, vogliamo raccontarvi che cosa succederà eh, nelle gallerie di questo museo eh, nel 2021. Ma prima fatemi dire qualcosa su che cosa, eh, che cosa è successo e che cosa sono stati questi, questi mesi di eh, lockdown, di pandemia, eh, di chiusura, riapertura e poi richiusura di questa istituzione. Sono stati mesi difficili, sfidanti, eh, come per tutte le istituzioni culturali. Abbiamo deciso di lavorare eh, anche mentre eravamo chiusi su tre fronti fondamentali. Intanto abbiamo lavorato per rafforzare il patrimonio del museo e quindi arricchire la collezione pubblica nazionale eh, che è mh, offerta gratuitamente eh, a, a tutti i cittadini. Eh, poi eh, ci siamo trasformati in un piccolo, una piccola stazione di broadcasting e abbiamo offerto ai nostri visitatori, alla nostra comunità eh, di, ehm, insomma, di appassionati eh, d'arte, di architettura, ma anche più in generale appassionati. A, um, a, a scoprire come attraverso l'intuizione, il bagliore degli artisti, degli architetti, eh, dei designers, eh, degli intellettuali che gravitano attorno a questa istituzione si possa comprendere il tempo che stiamo vivendo. E, e l'abbiamo fatto durante i mesi di lockdown, del lockdown con un progetto che si chiamava Io resto a casa con il maxi, liberi di uscire con il pensiero, un progetto... Che ha visto la collaborazione di tantissimi artisti, che ancora voglio ringraziare proprio pubblicamente. Voglio farlo perché è stato grazie alla loro generosità e disponibilità che abbiamo potuto costruire un progetto che ha avuto, pensate, più di 15 milioni di eh, visualizzazioni. Quindi, eh, sì, siamo stati chiusi, ma mai spenti. E la terza, eh, la terza azione che abbiamo intrapreso in questi. In questi mesi è stata quella di continuare la ricerca, continuare lo scavo, continuare eh, l'attività di, di ricerca, di indagine, grazie alla quale oggi siamo qui eh, con, eh, con molta gioia a presentarvi il programma eh, di quest'anno. Un programma ricchissimo eh, che si apre con eh, la mostra nella cui galleria eh, ci troviamo, Una storia per il futuro, una mostra non mostra, è una mostra che in realtà è un. È un dispositivo eh, immersivo, enciclopedico, che racconta i primi dieci anni del Maxi, che racconta i primi dieci anni del Maxi ehm, eh, allineandoli con ciò che è avvenuto nel mondo di eh, profondamente trasformativo in questi dieci anni, e, eh, per guardare al passato eh, e gettare uno sguardo al futuro, una storia per il futuro appunto. E poi le altre mostre che ehm, chiederò ai nostri, eh, ai nostri direttori, ai curatori di, di illustrarvi tra pochissimo, eh, ve le elenco proprio molto brevemente. Eh, Aldo Rossi, una grande mostra dedicata a uno dei più straordinari architetti italiani che ha veramente segnato la storia eh, dell'architettura. Eh, dell eh, un progetto eccezionale eh, che si chiama Casa Balla, un progetto che recupera eh, l'abitazione storica del maestro del futurismo, questa abitazione opera d'arte eh, totale e che dialogherà, eh, balla, nelle gallerie del nostro museo con eh, designer e artisti eh, contemporanei. E poi ancora eh, Sebastiao, Sebastiao Salgado, uno dei più grandi fotografi del mondo, che porta qui eh, in, in anteprima la sua ricerca durata tanti anni eh, sulle popolazioni indigene eh, dell'Amazzonia. Eh, ancora Thomas Hirschhorn, uno degli artisti più... Eh, eclettici e spiazzanti del nostro tempo, che ci farà ragionare sulla responsabilità dello sguardo, sulla nostra responsabilità del, eh, dello sguardo. E ancora Cao Fei, un artista ehm, incredibile che lavora con eh, la realtà aumentata, la realtà virtuale, che porterà qui delle sue opere ehm, inedite. Eh, ancora voglio ricordare una mostra mh, a cui teniamo molto perché il Maxi lo voglio dire, lo voglio sottolineare, è sì il Museo Nazionale d'arte contemporanea ma è anche il Museo Nazionale d'architettura e quest'anno abbiamo voluto indagare la presenza, la centralità, il ruolo delle donne architette. Lo facciamo, lo facciamo qui, lo facciamo nel Maxi di Zaadid. La, la regina tra le architette contemporanee, purtroppo prematuramente, eh, prematuramente scomparsa, e lo facciamo proprio guardando a quante protagoniste, quante eh, diciamo, progettiste eh, femminili oggi eh, segnano la storia eh, dell'architettura contemporanea. E, insomma. Tantissimi progetti, eh, non voglio dimenticare naturalmente le mostre che sono già allestite, con cui abbiamo riaperto, per esempio eh, il Maxi Bulgari Prize, eh, questo progetto importantissimo che eh, dà come dire, una piattaforma di partenza e di lancio ai giovani artisti del nostro tempo. Eh, prima però di chiedere ai direttori e ai curatori di aiutarmi a descrivervi più nel dettaglio questi progetti. Eh, mi corre l'obbligo, ma non è un obbligo, è un piacere perché credo che in questi tempi difficili bisogna davvero essere ehm, eh, grati con tutti coloro che stanno collaborando a tenere in vita le istituzioni culturali italiane. Quindi, innanzitutto un ringraziamento al Ministero della Cultura, eh, al MIBAC, che è il nostro socio fondatore, e che ha sostenuto e che continua a sostenere con forza. E un ringraziamento eh, speciale al Ministro Franceschini che ha creduto nel rafforzamento anche proprio della collezione eh, quindi della, del patrimonio eh, d'arte contemporanea del nostro paese. Un ringraziamento alla Regione Lazio, che anch'esso è socio fondatore eh, del Maxi, e a tutti i nostri partner e sponsor. Um, li citerò, li ringrazierò tutti nel corso di questa conferenza stampa. Fatemi mh, partire con coloro che da tanti anni eh, hanno creduto in noi e continuano a credere in noi e che hanno continuato a credere in noi anche in questo eh, frangente così complicato. A partire da Enel, che per il terzo triennio conferma il suo sostegno al Maxi. Che è anche il main partner del, eh, di una storia per il futuro, la mostra che oggi inauguriamo eh, e che veramente ringraziamo per eh, il sostegno, l'amicizia e vorrei dire proprio la tifoseria, quasi. Eh, ringrazio Swatch un nuovo eh, una new entry diciamo così tra le partnership del Maxi per noi molto importante non ho bisogno di dire eh, il ruolo e il protagonismo di Swatch nel mondo della creatività contemporanea voglio ringraziare Bulgari <coughs> Nostro partner per il sostegno, come dicevo, dei giovani artisti con il Maxi Bulgari Prize, anch'esso sono tutte partnership non episodiche, ma che ci eh, consentono di strutturare dei progetti. E voglio ringraziare con noi da dieci anni Alcantara. Alcantara è un'azienda con cui stiamo sperimentando un modello di partnership tra. Pubblico privato veramente sperimentale. Ne parleremo ancora illustrando, illustrando i progetti. Io adesso vorrei proprio lasciare la parola a loro, agli sponsor e agli, ai partner che eh, ci hanno consentito di fare tutto questo, ci hanno consentito la ricerca, ci hanno consentito di riaprire, ci hanno consentito di allestire le nuove mostre. Una storia per il futuro, dieci anni di Maxi, un museo. È sempre a che vedere con la, il passato e il nostro passato con uh, il maxi noi in, in Enel è un passato oh, molto molto interessante ricco di successi e di soddisfazioni ma il vero motivo per cui eh, festeggiamo i dieci anni del maxi è per il suo futuro per noi questo è un museo del futuro ed è in questa, uh, in questa valenza la storia del nostro rapporto con il maxi per Swatch e per Swatch Arpice Hotel è un grande piacere, ma anche una grande gioia, essere insieme al Maxi per l'apertura di questa mostra Una storia per il futuro, che celebra i dieci anni di questa fantastica istituzione e che cade, guarda caso, con i dieci anni dello Swatch Arpice Hotel. Le parole chiave di questo progetto? Insieme, con gioia e futuro. Buongiorno a tutte e tutti. Come amministratore delegato di Bulgari sono molto felice e molto lieto di condividere con voi la mia gioia di celebrare la riapertura del Maxi. Credo che eh, più che qualsiasi altro museo il Maxi sia diventato proprio un laboratorio di riferimento dell'arte contemporanea. E questo eh, mi porta ovviamente al Bulgari Maxi Prize. La collaborazione di Bulgari con Maxi è cominciata già anni fa ed è un impegno che noi intendiamo con Giovanna Melandri portare avanti per i prossimi anni. Siamo ovviamente come Bulgari molto ispirati dell'arte, non solo l'arte antico, non solo l'arte barocco, però ovviamente l'arte cotoparaneo. Quindi tutti i progetti che vanno a sostenere i giovani talenti eh, italiani, eh, quando possibile, ovviamente sono progetti molto apprezzati da Bulgari. Su questo vi lascio, ringrazio il Maxi che ha fatto sforzi straordinari e vi auguro una buonissima riapertura. Il Maxi compie 10 anni e ad Alcantara celebra 10 anni di rapporto con il Maxi. È stata ed è una storia estremamente stimolante, per certi versi unica, che ha visto Alcantara esplorare il mondo della creatività e dell'arte in compagnia del Maxi, realizzando dei progetti di coproduzione e superando un rapporto di mera sponsorship o di mecenatismo per approdare ad un rapporto di partnership culturale. Ecco, avete, avete ascoltato anche per noi, il Maxi è un laboratorio, un laboratorio di tante cose, è un laboratorio di modalità di partnership tra pubblico e privato, è un laboratorio di ricerca sui, grossi, sui nostri progetti espositivi, è un laboratorio costante con gli artisti, gli architetti, i designers, è un laboratorio con il nostro pubblico. Eh, e il Maxi è qualcosa di più di un museo, lo diciamo spesso, mi ripeto, in questo è un laboratorio di futuro ed è anche un laboratorio educativo. Eh, dovete immaginare che questa istituzione è anche un ente di formazione e tutto questo è possibile solo ed esclusivamente grazie a una eh, straordinaria intelligenza collettiva, molto femminile, non esclusivamente, ma molto femminile. Che eh, che abbiamo e che stiamo costruendo giorno dopo giorno in questa istituzione. E, e quindi io voglio innanzitutto eh, fare questo adesso, eh, ringraziare tutto il team eh, del Maxi che in questo periodo difficile ha continuamente eh, rilanciato su progetti, su attività e eh, 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 quindi eh, chiedo a loro, chiedo ai direttori eh, di raccontare insieme, eh, insieme a me eh, la, la programmazione del, eh, del 2021, eh, non senza aver detto un'ultima cosa prima, noi sentiamo la responsabilità, una responsabilità di concorrere in questo momento a pensare strade nuove. Eh, tragitti nuovi di, di crescita di vita civile, di vita comune. Eh, la pandemia ha accelerato tantissimi processi. I processi di digitalizzazione, di utilizzazione delle tecnologie, ma anche accelerato eh, la crisi, le disuguaglianze, le, disu le disuguaglianze, le povertà, le povertà economiche, civili, ma anche quelle educative, quelle culturali. Ecco, eh, la Presidente della Commissione europea eh, parla spesso della nuova Bauhaus eh, come, 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 dire, come immagine, come punto di riferimento per coinvolgere le istituzioni culturali europee nel, nella ripresa, nella rinascita, nella ripartenza, nella Next Generation EU. Ecco, noi sentiamo anche noi qui al Maxi di avere una piccola responsabilità nel fare questo. Eh, di continuare la nostra ricerca, eh, di <coughs> interrogare eh, l'intelligenza degli artisti, degli architetti, dei designers, degli intellettuali, ehm, del pensiero critico. Eh, per dare il nostro contributo nella ricostruzione, nella ricostruzione post-pandemica, ma io direi in, generalmente nella ricostruzione, nella costruzione di un, di un mondo più sostenibile. C'è tanto da fare e eh, sentiamo di poter dare un contributo anche da qui, anche dal Maxi. Buongiorno, sono Johan Ru, il direttore artistico di Maxi. In questa occasione sono il curatore del progetto Una Storia per il futuro. Abbiamo lavorato per due anni con um, un gruppo di curatori del museo, designer di um, Amsterdam Inside Outside. Petra Pless, per arrivare a una, una narrativa dei dieci anni del museo. Abbiamo organizzato questo sistema di narrativa sulla storia dei dieci anni del museo, eh, come una celebrazione anche come una proiezione di possibilità di sviluppare il museo in futuro. Abbiamo cominciato con una racconta lineare della timeline delle attività del museo, parallela alla cronologia degli eventi importanti attraverso l'Italia e il mondo, in collaborazione con ANSA. Ma il cuore del progetto è un atlante sotto cinque grandi temi, che racconta come la programmazione del museo, l'attività del museo, le mostre e altri eventi. Um, si trova in una, in una reazione molto dinamica, rispondere ai cambiamenti della realtà del mondo. E Maxi è un museo urbano, un, un foro romano di nostro giorno. Funziona come piattaforma di, um, incontro, di negoziazione entro la creazione e il pubblico. Abbiamo lavorato sulla tensione entro la creazione dell'arte, dell'architettura, del design e la realtà del nostro tempo. La storia per il futuro racconta la DNA di questa istituzione come una istituzione di futuro che porta una possibilità, una proposta per i prossimi dieci anni della creazione contemporanea. So, it was very clear from the beginning that it's about the communication with, between city and museum, and museum and city, and residents, artists, and so, and so on. So it was going to be a very complex, very layered exhibition and uh, also very urban in a way. We wanted to symbolize urbanity. So we made straight walls uh, to, to actually take Zaha's uh, voluptuous shapes but turn them into separate niches, separate rooms where you could have special experiences. Sono Margherita Guccione, direttore del Maxi Architettura e siamo all'interno dell'allestimento della mostra Aldo Rossi, l'architetto e le città. È la prima mostra di architettura di quest'anno che dedichiamo a un grande protagonista dell'architettura del Novecento. La sua attività ha guardato alle città, alle città in Italia, in Europa, in America e in Asia. Per questo abbiamo scelto questo titolo, perché le città sono la lente che abbiamo scelto per raccontare il eh, suo lavoro, che la mostra ripercorre attraverso i tanti documenti conservati nel suo archivio e prestati per l'occasione dalla Fondazione Rossi e dagli eredi. La mostra è curata da Alberto Ferlenga, è stata come sempre un'occasione di ricerca, di scavo, l'archivio che è conservato nelle collezioni del Maxi e che è praticamente tutto presente nell'allestimento. Questo filo conduttore legato al tema delle città è stato ripreso dall'allestimento che, non a caso, rappresenta in una spina centrale l'idea di una città stratificata, affollata, dove appunto i tanti modelli dei suoi progetti, oltre 50, si sovrappongono e si rincorrono. Da questa spina centrale, poi ordinatamente sulle pareti e in dei tavoli teca, dispongono eh, i disegni, i progetti, eh, i carteggi. Quindi è possibile avere due visioni eh, simultanee della mostra, una visione d'insieme che ci restituisce eh, l'universo iconografico di Aldo Rossi, la, le sue fantasie, eh, la sua cultura e d'altra parte invece racconto sistematico dei singoli progetti delle opere realizzate. Sono Giulia Ferracci e insieme a Zenka Badovinac curo la mostra più grande di me, Voci Eroiche dalla ex Jugoslavia, un progetto dedicato all'arte e alla storia della penisola balcanica. Questa mostra fa parte di un progetto più ampio che il Maxi dedica ai paesi che si affacciano sull'area del Mediterraneo a partire dal 2013 e riflette sul tema dell'eroe come figura necessaria per immaginare una realtà diversa da quella che la nostra contemporaneità vive. La mostra è organizzata intorno a un nucleo storico centrale che passa dalla secondo dopoguerra e tocca i fatti e gli eventi delle tragiche guerre civili degli anni 90. In particolare 54 artisti sono stati invitati a trattare il tema della libertà democratica, della natura nella sua relazione con l'uomo, i temi che riguardano gli automatismi nell'ambito del lavoro, la sicurezza dei lavoratori, l'accessibilità degli ambienti e la pericolosità delle azioni individuali. Bartolomeo Pietromarchi, direttore Maxi Arte, curatore insieme a Domitilla Dardi del progetto Casa Balla, Dalla Casa all'Universo e Ritorno. Che prevede una mostra al maxi e soprattutto eh, per la prima volta l'apertura della casa di Giacomo Balla, dove Giacomo Balla visse dalla fine degli anni 20 alla morte nel 1958 e dove poi vissero le sue due figlie Luce ed Elica fino alla fine degli anni 90. La casa è una casa d'artista completamente decorata eh, da Giacomo e dalle sue figlie e eh, rappresenta quello che lui mh, intendeva per arte, ovvero un'opera d'arte totale. L'altra parte del progetto è una mostra al Maxi dove esponiamo tutta una serie di oggetti eh, di arte applicata eh, realizzati da Giacomo Balla nel corso della sua vita e che rappresentano la sua idea di arte totale futurista. Abbiamo invitato anche una serie di autori contemporanei di diverse discipline, grafici, designer, architetti, artisti, che interpretano eh, l'idea di arte totale, di arte applicata e eh, riprendono le suggestioni del futurismo. Per reinterpretarlo al, nel mondo di oggi, nel mondo contemporaneo. Un percorso di nuove produzioni che dialogheranno con gli oggetti eh, futuristi di Giacomo Balla. È un piacere avere questa esibizione sull'Amazonia qui, in Maxi. In the next uh, fall, is an important show to speak about uh, the Amazonian ecosystem, about uh, the Indian communities of Amazonia, and we have a big hope that uh, we can, with this show, centralize a big discussion about uh, Amazonia, and with this show, try to have the backing of the Italian. People in the direction to protect and to save the Amazonian space. La mostra Amazzonia di Sebastião Salgado a Proda in Italia. Siamo... Molto felici di poter accogliere il grande progetto che eh, per la prima volta in Italia sarà eh, mostrato qui al Maxi. Sono oltre 200 fotografie che Salgado ha realizzato nel corso degli ultimi sei anni in Amazzonia, fotografando la foresta ma anche tutte le popolazioni locali. Un grande progetto di sensibilizzazione eh, ecologica che re sarà restituito qui al Maxi attraverso una mostra anche molto immersiva dove ci saranno suoni, immagini in movimento e fotografie che restituiranno proprio questa dimensione eh, molto immersiva della foresta, tra l'altro con una colonna sonora eh, realizzata da Jean-Michel Jarre. I'm interested in today's pixelated or partly pixelated pictures I can see in the news. The question is what is visible and what cannot be seen? The growing phenomenon of pixelation leads me to abstraction and the multiple ways to reach it, as the powerful and beautiful method of spiritual abstraction of Otto Freundlich. In my collage work, pixel collage, I use the abstraction of the pixels to make a link between what is usually not to see and what is normally to show. I want to do it in a simple and complex way. For the first time at Maxi, I will present all or almost all of the 121 pixel collage. There will be the small ones. and the large ones. I will build a very long freestanding purple wall in order to present old pixel collage. I call this wall the purple line. Sono Luigia Leonardelli, curo con un la mostra Thomas Sirthorn The Purple Line. Questo lavoro mira a responsabilizzare il nostro sguardo. Una riflessione portata avanti dall'artista su un fenomeno molto frequente nel mondo contemporaneo, che è l'ipersensibilità dello sguardo. Quello che invece ricerca Hirschhorn con questo lavoro è la sensibilità, sono due cose molto diverse. La sensibilità sta in uno sguardo vigile e attento rispetto a quello che lo circonda, non nega la realtà. L'ipersensibilità invece paradossalmente è uno sguardo esclusivo che esclude l'altro per autoproteggersi. Ipoteticamente, molto teoricamente, la pixelatura serve a proteggere chi guarda da quello che sta guardando e chi è guardato da chi guarda. Questo lavoro è un potentissimo monito a ricercare attraverso uno sguardo vigile e cosciente la censura e a guardare criticamente alle migliaia di immagini che ci vengono proposte ogni giorno sui nostri dispositivi. Mi chiamo Pippo Ciorra e sono il Senior Curator di Architettura del Maxi e Curatore della mostra Buone Nuove insieme all'intero staff curatoriale. Del maxi architettura. La mostra Pone Nuove è una mostra che racconta il modo in cui la professione dell'architetto è cambiata nell'ultimo secolo. Proprio negli anni 20 del Novecento si definiva in qualche modo questa figura che veniva chiamata dell'architetto integrale, che era una figura intermedia tra politica, società, arte. E questa, diciamo, questa figura, ovviamente, nel corso del secolo ha assorbito, digerito, trasformato quelle pulsioni e quei modi di relazione tra l'individuo e lo spazio che si sono prodotti nella società. Noi la guarderemo da un punto di vista della composizione antropologica della professione, cioè vedremo come è aumentata la presenza di donne, di gruppi, di collettivi, di coppie, di gruppi complessi, di gruppi variabili all'interno di questa professione, come questo si riflette sul nuovo modo che abbiamo oggi di pensare al lavoro dell'architetto in modo molto relazionato a quello che succede nella società, nell'ambiente, nelle scienze e nel mondo. La mostra si gioverà della ampia collezione che il Maxi ha in questo senso, ma si rivolgerà anche a, a, ad architetti, architetti collettivi che in qualche modo hanno guidato questa trasformazione nel corso degli ultimi anni, ma anche storicamente nel corso dell'ultimo secolo. Cao Fei è un artista cinese internazionalmente importante per la prima volta in, in Italia. È un artista molto sensibile a non solo la nuova tecnologia ma anche la sensibilità e l'immaginazione della nuova generazione cinese. in un tempo di globalizzazione. Questo progetto è anche una collaborazione con il Museo Pecci a Prato. Lascio Monia Trompetta, la co-curatrice del, del progetto, di spiegare in dettaglio. Il lavoro di Caufei è prima di tutto una riflessione sulla velocità di cambiamento, sul rapporto tra reale e virtuale. E le sue opere attraversano un percorso che attraversa i millenni e con la tecnologia arriva e mette in connessione il presente, il passato e il futuro. La mostra si concentra su un aspetto del suo lavoro che per il Maxi è molto importante e da sempre coltivato in una linea espositiva particolare, l'interazione tra reale e virtuale. In mostra ci sono due dei suoi film realizzati rispettivamente nel 2013 e nel 2014, apprezzati dal pubblico internazionale: Eisenfag e L.A. Town, che dialogano con gli ultimi lavori dell'artista. Il film Nova, che dà appunto il titolo alla mostra Supernova. Le opere vengono presentate al maxi in un unico percorso installativo molto complesso che parte dalla vita privata dell'artista, anche in questo caso da una realtà tangibile come può essere la sua casa, il suo studio, la sua stessa cucina, per analizzare il mondo globale e virtuale anche in un futuro più remoto. Bene. Avete ascoltato eh, la descrizione delle principali mostre e progetti di ricerca del Maxi del 2021. Devo però anche eh, ricordarci che, in attesa di tempi migliori, eh, il Maxi in realtà eh, è pronto a raddoppiare. Eh, noi abbiamo lavorato per una nuova sede eh, del Maxi all'Aquila. Eh, siamo ovviamente in attesa che in quella regione si eh, riduca la circolazione del Covid e che si possa all'Aquila aprire Maxi L'Aquila, un museo meraviglioso che è pronto, è allestito, e che siamo felici eh, di poter offrire. Al pubblico dell'Aquila, dell'Abruzzo, ma di tutta l'Italia. Veramente un progetto a cui teniamo moltissimo, convinti di poter costruire con le straordinarie istituzioni scientifiche, culturali, di ricerca di quel territorio un, um, un pezzetto della rinascita della ricostruzione eh, dell'Aquila. Ecco, detto questo, io ho ancora qualche ringraziamento da fare. Intanto voglio ringraziare perché Un'istituzione ha sempre tanti livelli di responsabilità e c'è cioè il livello di responsabilità, diciamo così, ehm, eh, di governance eh, che è fondamentale. Eh, sono a, affiancata e stiamo lavorando insieme ormai da tanti anni con un Consiglio d'amministrazione eh, robusto, importante, con personalità forti, autorevoli, che voglio veramente ringraziare una ad uno. Voglio ringraziare Piero Lissoni, voglio ringraziare Monique Vot, voglio ringraziare Caterina Cardona e voglio ringraziare Carlo Tamburi che ehm, insieme a me stanno conducendo eh, questa maxi nave eh, nelle perigliose acque di questi tempi. Ehm, devo un ringraziamento. Eh, particolare a dei partner istituzionali e anche a degli sponsor su alcuni dei progetti di quest'anno che sono quindi partner e sponsor ehm, diciamo così puntuali su alcuni progetti intanto voglio ringraziare Banca d'Italia Banca d'Italia è a fianco a noi in un progetto straordinario di cui avete sentito parlare Casa Balla che ha questa due, doppia faccia della restituzione al pubblico della casa opera totale di, del maestro del futurismo italiano e eh, grazie a Banca d'Italia che questa ricostruzione, questo recupero è stato possibile quindi grazie a Banca d'Italia. Voglio ringraziare la Direzione Generale per la Creatività Contemporanea che è diciamo, il braccio del Ministero dei beni culturali che vigila sulla nostra attività per ehm, lo sforzo straordinario che quest'anno è stato profuso su alcuni progetti speciali. Voglio ringraziare la Superintendenza Speciale di Roma Voglio ringraziare moltissimo CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che ehm, eh, è il nostro partner eh, de, di Maxi L'Aquila, appunto eh, la sede distaccata del Maxi che speriamo di poter riaprire al più presto. Voglio ringraziare Terna, Terna è a fianco a noi nel progetto eh, che avete ascoltato di eh, ricerca e di scavo delle comunità creative dell'ex Jugoslavia, un progetto bellissimo che diciamo così si aggiunge a una a un filone di ricerca che abbiamo esplorato in questi anni delle comunità artistiche del, del Mediterraneo. Quest'anno, appunto, sono gli, le voci eroiche dell'ex Jugoslavia con un progetto bellissimo eh, che vedrà moltissimi artisti partendo da Marina Abramovic eh, che racconterà quella quella terra e quella ricerca voglio ringraziare Grupa Ma, Assicurazioni, un nostro partner eh, da, a, da anni e anche questo un partner importante, voglio ringraziare Google Art eh, Project eh, Google Art and Culture voglio ringraziare Molteni eh, e Unifor, voglio ringraziare il Concilio Europeo dell'Arte e eh, desidero ringraziare l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma e tutti gli sponsor della mostra con cui oggi stiamo riaprendo il museo, cioè eh, una storia per il futuro. Quindi voglio ringraziare moltissimo ANSA, eh, l'Agenzia Nazionale eh, dell'Informazione, che ha eh, con noi costruito questa timeline di eh, eventi e di fatti che eh, abbiamo collegato ai progetti di ricerca degli ultimi dieci anni del Maxi. Voglio ringraziare SkyArte, SkyArte è un nostro partner eh, è stato vicino a noi un nostro partner costante in tutti questi anni e ancora una volta eh, sarà a fianco a noi nel 2021 quindi grazie a Sky Arte. voglio ringraziare Alma Viva voglio ringraziare eh, Gobetto voglio ringraziare Davide Groppi voglio ringraziare Baleri Italia tutti sponsor della mostra Una Storia per il Futuro torniamo indietro, riguardiamo questi dieci anni ma per rilanciare un grande... Eh, sguardo e eh, la nostra responsabilità nella <coughs> riflessione e nella progettazione del futuro. Concludo veramente eh, invitandovi al museo. Eh, lo faccio eh, veramente con, eh, con una grande gioia perché il fatto che sia riaperto il, eh, il museo per noi è una conquista eh, in questo momento eh, in cui non si può eh, ancora eh, viaggiare eh, non si può ancora circolare eh, al maxi è possibile eh, incontrare il mondo incontrare eh, le comunità le, 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 eh, le comunità creative e artistiche eh, di tutto il mondo si possono superare eh, quei confini fisici che la pandemia non ci sta consentendo di superare e infine Last but not least, certamente eh, not least, un augurio e un ringraziamento grandissimo di cuore a quella rete straordinaria di amici del Maxi. Eh, sono le persone singole o anche le imprese che hanno deciso di affiancarsi a noi, di associarsi a noi. Eh, nei tempi della buona, e della, della buona sorte e della difficoltà. Eh, ormai la rete degli amici del Maxi è diventata importante, è eh, una rete eh, che conta tantissimi aderenti in Italia ma anche all'estero. Ringrazio anche gli American Friends of Maxi, eh, gli amici italiani, gli amici americani, gli amici internazionali che, eh, anche se distanziati dal Covid, continuano a sostenerci. Eh, ringrazio tutti i Mymaxi, ringrazio eh, tutti i cittadini e le cittadine che hanno deciso di avere in tasca la tessera di questa istituzione. Eh, sono, sono grata a loro, eh, sono grata alle, agli amici, eh, diciamo, corporate, a quelle. A quella istituzione che hanno deciso di affiancarsi a noi. Non li posso ringraziare tutti, citare tutti, ne cito alcuni: Borsa Italiana, Mer Technont, eh, veramente mi scuso, l'elenco è lungo, non riesco a ringraziarli tutti, ma veramente un grazie di cuore da parte mia, di tutto il team, di tutto il fantastico team di ricerca e. E di questa istituzione che si poggia, lo dico ancora una volta, su una intelligenza collettiva che vogliamo far crescere grazie al vostro supporto e naturalmente vi aspettiamo al maxi.